Buongiorno a tutti dal Milan in parte, siamo qui a registrare questo video pre-partita di Juventus-Milan. Prima di parlare di Juventus-Milan, voglio precisare che non si sta capendo niente di Juventus-Milan. Come verrà a gestire la questione tifosi, che prima dicono sarà aperta a porte aperte per i soli residenti delle zone non a rischio, quindi non delle zone rosse o del focolaio di questo virus. Quindi poi venne detto si giocherà a porte chiuse, e là io ero d'accordo di giocare a porte chiuse. Ieri sera che succede? Ricambia il metodo dei tifosi di nuovo con le restrizioni delle zone non a rischio, e quindi non devono venire persone dalle zone rosse o delle zone di allarme gialla dei focolai. E qua non sono d'accordo, già non si sta capendo niente, manco per la Serie A, che forse verranno recuperate lunedì le partite rinviate questa domenica, slittando così il campionato penso di una settimana. Oppure non so se verranno recuperate partite durante l'anno. Questo non si sta capendo. Infatti si è espresso, mi sembra, il presidente dell'Inter Zhang, se non sbaglio, ha detto che è un pagliaccio al presidente della Lega Serie A, della Lega Calcio. Se è così, non lo so se è così, se è detto veramente questo. Io ho sentito questo, ve lo sto riportando. Quanto riguarda Juventus-Milan, vedo una partita molto combattuta da tutte e due squadre, e sia per il Milan che se riesca a ottenere una finale è una gioia per questo campionato, per il Milan. Per me è una gioia, perché il campionato del Milan si deve rivelare disastroso, nonostante le belle prestazioni di ultimamente che stiamo facendo. È un campionato disastroso, perché l'obiettivo iniziale del Milan, lo sappiamo tutti, era di rientrare in Champions League. Invece stiamo lottando di entrare in Europa League, e ancora non è detto che entriamo in Europa League. Il Napoli si sta risvegliando, ci sono altre squadre, quindi sarà dura entrare quest'anno in Europa League, e la Coppa Italia dovrebbe essere un obiettivo ormai, in questo punto della stagione, principale, perché potrebbe farci davvero tornare in Europa League a noi del Milan. Quindi non dobbiamo snobbare la Coppa Italia, e penso pure la Juventus non deve snobbare un po' la Coppa Italia, sì che in Champions è qualificata in Champions League, ma deve stare attento a non farsi sprecare, a fregare il campionato la Juventus. Quindi oltre, perché lei sempre si è difficile vincere, ha perso con Lione, però in casa la Juventus farà una bella partita, per me passerà, prima che poi più avanti ci siano altre grandissime squadre, e per me deve stare attenta la Juventus. Quindi intanto non si deve far fregare il campionato, perché se si fa fregare il campionato pure per la Juventus è un campionato un po' disastroso. Comunque, io quello che ho penso di Juventus-Milan l'ho detto. Passiamo alle formazioni che, quanto riguarda la Juventus, dovrebbe vedere titolare Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alessandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. Però ci sono i diffidati di Matuidi, Ramsey e Higuaín, che se vengono ammoniti, uno dei tre o tutti e tre salteranno la finale, la futura finale, oppure non so se salterà poi in caso la Supercoppa italiana oppure il rientro della Coppa Italia, o addirittura magari il campionato. Non so bene questo tipo di regolamento. E comunque ci sono ballottaggi di Danilo De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Bentancur, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Cuadrado, Da Costa e Dybala, Higuaín. Però è metà-metà, quasi metà-metà, quindi formazione ufficiale domani ne sapremo. Per quanto riguarda il Milan, rientra Giglio Donnarumma, poi c'è Conti, Gabbia, Romagnoli, Calabria, Kessié, Nasser, Salihamidžić, Çalhanoğlu, Bonaventura, Rebic,
Squalifica Lidia Hernandez, Castillero, Ibrahimovic, indisponibili Duarte, Bilia e Krunic. Però ci sono i ballottaggi come nella stessa percentuale della Juventus, tra Conti Calabria, Laxart Calabria, Charles Meghe, Paquetá, Bonaventura, Leao. Ho detto gli indisponibili, ho detto tutto in quanto riguarda le formazioni, ripeto. Domani dovremmo sapere quello ufficiale e li metterò lì nel mio profilo, nelle storie del mio profilo Instagram, quindi vi invito a iscrivervi al mio profilo di Instagram, pure Facebook, il mio Anissa Pazzo, su TikTok dove faccio video di intrattenimento, magari pure sul calcio, su Milan, e là mi chiamo il mio Anissa Pazzo ufficiale. Il video finisce qui, prima di chiudere vi invito pure a condividere, commentare, mettere mi piace a questo video, commentare su quello che pensate di Juventus Milan. E prima di chiudere definitivamente il video vi voglio ricordare che dovrebbe uscire domani la mia seconda live reaction di Juventus Milan. L'ho fatto la prima dove mi è piaciuto come è andata nei risultati. Ovvio, non sono grandi numeri come grandi YouTuber, però secondo come sta andando il mio canale, i miei video, devo dire che ha fatto un bel successo. E per questo vi ringrazio ancora. E quindi mi raccomando, facciamo andare bene. Pure questa, se dovesse uscire questa live reaction, facciamo riandare bene. Magari in qualche altra occasione ve la posso riportare. Non saprò quando, in caso vi avviserò. E nel bene e nel male, forza Emilia, ci vediamo in caso domani oppure nel post partita di Juventus Milan. Comunque, se uscirà la live reaction, non preoccupatevi, uscirà pure il post partita di Juventus Milan. E bene e male, forza mia, dai ragazzi, andiamo a prendere questa finale.